Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Ride 3, il nostro Pino Pilotino. Proseguiamo il nostro campionato TTT. Allora, ci eravamo lasciati che ci mancavano le ultime due gare, tra virgolette, perché questa è una gara, questo è un insieme di tre gare, quindi... riprendiamo dalla quarta, il brivido della velocità, sempre in Irlanda, sempre con la nostra Ducati, almeno accumuliamo un pochino di soldini, pronti con la gara e... Vabbè, io sto registrando questo video di seguito all'altro, quindi per quelle cose che vi avevo chiesto ve le richiederò, la cosa è la visuale, eccetera, poi leggerò, eccetera, eccetera. Prontissimi, International Northwest 200, guardalo lì il cameraman come è appostato, ha fatto bene a mettersi là sopra perché lo sa che c'è Pino in pista, anche se la moto potrebbe benissimo arrivare anche lì sopra, ma va bene, questi sono... altri dettagli. Comunque guardate, anche il pubblico è un po' più sopraelevato perché stanno prendendo delle misure di sicurezza per... Una volta che hanno visto come Pino guida hanno detto: guarda signori, noi ci mettiamo sulle balconate, attenzione. Allora, all'esterno Pino, all'esterno, madonna guarda come ti impenna anche con il posteriore, eh? Che fa, spinge? Attenzione che qua ci sono... Allora, a parte che è una cosa pericolosissima, cioè dimmi tu se si può guidare in un modo del genere con queste stradine, con marciapiedi e semplicemente dei pali coperti con... sarà il pluriball, quello dei pacchi. La sicurezza prima di tutto. Guarda qua, pure le rotonde. Aspetta, dobbiamo dare la precedenza, no? Oppela. Piano. Piano. Quella è zona per i pedoni. Pino, non facciamo cagate. Certo che qua si potrebbe anche azzardare una visuale così. Vabbè, questo già ci svernicia in questo modo. Tra poco la cambiamo, è al primo schianto. Anzi no, evitiamo proprio il primo schianto, schianto eventualmente. No, è veramente troppo rischioso in questo caso, quindi direi che possiamo rimanere con una visuale dall'esterno, in tranquillità, in scioltezza. Allora, in velocità di solito perdiamo un pochino. Qua evidentemente il nostro Pino avrà mostrato, se sta incartata la lingua, perché la pista è così complicata che non riesco neanche a parlare. Pensa tu. Allora, piano, bravissimo. Guarda qua. Comunque, a parte tutto, piste belle, difficili, però le ambientazioni, questi percorsi sono molto ma molto belli, non propriamente adatti magari al nostro stile di guida un po' estremo, però sicuramente bellissime da vedere. E se ne va Pino, se ne va nettamente. Quindi vedete che anche mettersi in una condizione di sopraelevato. Che moto è questa? Con quale... Che retrotreno ha questa moto? Vabbè, comunque dicevamo, anche mettersi a una certa altezza non ti protegge dalla sportiveggianza di Pino, eh. Abbiamo visto come lui possa arrivare a metri e metri di altezza. E lui il marciapiede lo prende così. Aia. Ok, allora, non siamo partiti benissimo. Non siamo per niente partiti bene. Siamo un po' troppo aggressivi. Madonna, sempre lui con questa moto. Sempre... Ma che ha messo la freccia quella? Che mette la freccia? Ah no, è il... mi sembrava strano. Ho detto, vabbè che può superare, però... È il marmittone che schioppetta. Mi sembrava strano che mettesse la freccia. Attenzione, la mettiamo noi la freccia! Ci insinuiamo! Staccatona qui, staccatona molto aggressiva. Attenzione, così destra, sinistra, bravissimo Pino. Con che pulizia, a parte che qua i pop-up delle... Diciamo che tecnicamente ci sono dei problemi tecnico-tattici, eh. C'è da dire anche che ci sono molte cose a schermo, però... Fatte un po' così, un po' così. Però non demordiamo. Questo è il primo giro di tre, ecco perché ci dava 9 stellette, perché anche questo è un circuito di, se non ricordo male, ben 14 km, quindi sarà una gara piuttosto... Che fa, inchioda?
E togliti, ma guarda questo. Così inchioda gratis. Ma dimmi tu. Piano qua, pianissimo. Ma però è bellissimo questo tracciato. Guarda pure questi come stanno con ste villette. Eh? Se trattano bene qua in Irlanda. Guarda come stanno. Piano, piano, piano. Niente. Ho provato la staccata, ma vabbè, ci ha dato la penalità, quindi tutto sommato ci sta. Vedi questi praticelli, le villette, il whisky, il vento fresco, le piogge. E che gliene frega a loro? Pino che gli sfreccia davanti il giardino e se ne va. Che ti fa anche la rima, perché Pino sfreccia davanti al giardino. Quelli erano probabilmente i box. Salve caro. Aspetta che mo riprendiamo, siamo sul rettilineo dei presunti box. Staccatona, staccatona. Però questo frena un po' così, Scusa, cosa sta frenata da... Che sta sopra lo scooter? Sta con lo zip. Piano. Staccatona, staccatona. Vai così. Quella... Ci stanno ancora i scooterini in giro? Sì, penso di sì, ormai sono passati diversi anni. Una volta, non so se ci sono sempre le stesse marche. Ho detto Zip. Zip era... Si chiamava Zip, oddio sì. Mi piace un Zip. C'era anche l'SR, se si chiamava così, ma non mi ricordo, sono passati troppi anni. Voi che siete giovani, fatemi zap. C'era l'Aprilia. Aprilia, Aprilia RS. Mi sembra di sì, che ce l'ho avuto pure, ma non mi ricordo come si chiamava. Aprilia SR forse. Madonna la memoria. Troppe sigle, troppi nomi, troppe cose. L'Honda NRG c'era. Vabbè, poi c'erano quelli un po' più sofisticati, tipo il Califfo, il Mini Califfo, il Ciao, Scarabeo, cose già di una certa sportiveggianza, comunque io a questo punto direi che ci possiamo rivedere a fine gara, tanto qua al massimo ci andiamo a infrociare da qualche parte, non è detto, no, è detto anche se facciamo piano, però dai, lascia fare. Allora, questi un pochino ci hanno ripreso, quindi dai, la lotta ce la vediamo. Se ci hanno ribeccato proprio mentre stavo salutando, appunto per per dire no, vabbè, non è che saluti così, vogliono vedere un altro po' di gara. E vabbè, vediamo un altro po' di gara. Perché come detto, non vorrei fare video troppo lunghi. Questa pista è di 14 km, ci hanno messo... Guardalo, guardalo com'è sportiveggiante. Allora, Pino, non te l'hanno insegnato che non puoi andare con la moto anche a velocità meno elevate, di quanto ci si possa immaginare, però sul marciapiede, soprattutto. Guarda questi! Questi hanno fatto il gruppone dei bulli de strada. Guardali qua, come si bulleggiano. Vabbè, allora non proseguiamo con il nostro Pino qui in Irlanda. Scusi. Diceva Fiorella Mannoia, qui c'è il cielo d'Irlanda, giustamente, cioè, ce l'hanno solo loro il cielo d'Irlanda, poi ognuno c'è il suo, ma lascia fare. Ma a parte questi deliri random un po' per... Ma vabbè signori, allora ditelo che ci avete dato Ermini Califfo. Però vedi, quando vedono le curve hanno paura loro, hanno paura. Il nostro Pino invece ormai ha calcolato tutto. E guarda come sbeffeggia anche gli avversari. Con quanta leggiadria è andato a sverniciare, nonché dare una sportellata vera e propria alla Kawasaki, quella col culone grosso. Eccola lì, guarda come va. C'ha due marmittoni non indifferenti. Vabbè che pure noi però. Piano, 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 no, ecco qua. Abbiamo perso il controllo. Mamma mia, testata, signori. Direttamente di faccia. Il nostro Pino si stampa. Si stampa. Altro che Gutenberg, il nostro Pino
mastro della stampa. Comunque, tornando a noi, piano piano, piano piano, tutto sommato siamo comunque tornati in testa, eh? In testa di testa ci siamo tornati. Lascia fare. Vabbè, allora, come detto, come dicevamo poc'anzi, ci rivediamo a fine gara, se arriviamo. Ed eccolo qui Pino, sprezzante del pericolo, che arriva primo. Un po' di penalità, ma ci sta, ci sta. Era quella curva che avevamo fatto un pochino random. E 9 stelline, grande così, stiamo accumulando anche un pochino di moneta che effettivamente ci serve, così almeno acquistiamo altre moto. Bene, grande Pino. Vediamo, adesso dobbiamo fare la tripletta di gare. Prima gara Brands Hatch con la nostra Ducati. Non so se te le calcola, penso di sì, tipo mini campionato, perché sono comunque 9 punti in palio, penso 3 punti ogni gara. Sono circuiti, almeno il primo Brands Hatch è abbastanza breve, quindi non ci possiamo permettere errori. Sono tre giri concentrati. Poi Brands Hatch, vabbè, già un circuito che un pochino lo conosciamo, e per questo noi ci schiantiamo non alla prima ma alla seconda curva, perché se non lo conoscevamo magari ci schiantavamo alla prima. Però uno dice, vabbè, lo conosci, schiantiamoci alla seconda, è giusto così. E dovrebbe farci fare anche la versione breve, perché altrimenti qua si gira a sinistra e si prosegue a sinistra. No, infatti ci fa fare la versione lunga, non è la versione breve. Ok, come non detto, se no ti faceva girare la destra. Fino ad ora questa parte non ce l'ha mai fatta fare. È quella che forse, vabbè, conoscete un po' tutti, è quella che si utilizza un po' più di frequente. Dico, nei giochi, non so se voi... Credo che mi sia capitato di correre a Brands Hatch. Se è capitato, fortuna di voi, però... Dico, nella vita reale. Sta di fatto che adesso allora forse abbiamo... po' più di finestra di possibilità per il recupero, per quanto questi cordoli sono molto affrontabili in modo aggressivo in auto, giochi di auto naturalmente, con le moto un pochino meno, si vede che sono più bombati di quanto la nostra sportiveggianza riesca a contenere, quindi è meglio evitare. E guarda qua come invece ci insinuiamo e ritorniamo qui in lotta per la prima posizione, sempre con il francese. Tac, piano piano piano, piccola toccatina, ma come detto è francese, se lo fa. Attenzione, qui alla curva, attenzione, piano piano, bravissimo bravissimo, stiamo imparando. Non è vero, un po' troppo larghi. Quanto staremo spendendo in riparazioni per questa Ducati? Tanto. Certo, probabilmente staremo spendendo tantissimo anche di cure mediche, ma è un altro discorso. Vela, grande così. Attenzione qua, si potrebbe quasi azzardare, signore, quasi azzardare. Lo azzardiamo. Vabbè, vediamo se siamo in testa, magari un pochino mi taglio, così riusciamo a fare tutto e a mantenere un video abbastanza compatto, perché la prima gara effettivamente l'abbiamo fatto durare un bel po'. Ha il super che, dai, questa povera Ducati tutta graffiata, come se non ci fosse domani, veramente. Piano piano, la riverniciamo minimo 15 volte al giorno. Va bene, l'ultimo giro mi sa che me lo faccio io. Avrete pensato, vabbè, perché i primi due giri chi se li è fatti? Sì, cioè, ci avete pure ragione. Va bene, comunque, abbiamo finito anche il terzo giro. Grande Pino. E guardalo lì, senza mani, in curva, così, con aggressività. Possiamo 25 puntoni, sì, quindi possiamo andare al prossimo GP. Prossimo GP a Caldwell Park. Aia. Sotto la pioggia. E qua forse conviene toglierla sta visuale, perché mi sa che... Non lo so, vediamo un attimino. Ci si prova. Ci si prova, ma non si vede una cippa. Ok,
veramente una cippa. Devo stare fuori dalla scia degli altri piloti, perché sennò ci andiamo all'aceto. Che sull'erba non sarebbe da evitare. Guarda come va all'esterno Pino, all'esterno. Non vedo niente. Piano. Guarda come l'ha presa bene sta curva. Qua male, abbiamo frenato troppo. Abbiamo chiuso troppo la curva. Oh, ha scodato tantissimo. Ha scodato veramente tanto. Grande apertura di gas. Un po' troppo in anticipo. Un po' troppo. Madonna, stiamo a fare un macello. Sì, perché con questa visuale non riesci bene a capire quasi le ruote, diciamo, dov'è che stanno precise. Per terra, per terra. No, ho sbagliato, aspetta, no. Volevo rimettere una visuale umana. Guarda, proprio in salita. Mannaggia. Scusa, caro, ma dove stai andando, Pino? Dove stai andando? Con che scorrettezza si butta all'esterno. Guarda là, i primi se ne sono proprio andati. Vabbè, prima noi ribecchiamo più. Guarda questo, se sta facile in montagna. Siamo al secondo giro, ma siamo veramente troppo distanti dai primi. Dobbiamo proprio metterci a testa bassa, perché così, vedete, riuscite, si riesce a capire meglio dove abbiamo gli pneumatici, e quindi possiamo mettere fuori pista con più facilità, quello che ci aiuta. Però attenzione, perché comunque qua le gare sono poche, sono solamente tre, quindi dobbiamo... La prima l'abbiamo vinta, ma se va sempre quell'altro a fare ipotetico primo posto, se già qua va a vincere si prende 25 punti e ci... e ribalta la situazione. Poi anche se arriva secondo, noi 10, puttana Eva. Vabbè, sti Kaiser. No, vabbè, sì. Di rifarmi la gara, quindi va bene così, va bene così. Piano, bravissimo. Andiamo a lottare con un po' di cattiveria. Un po' tanta cattiveria. È finita la pista, Pino, per piacere. Ma non curva in alcune fasi. Non è agilissima questa Ducati. Abbiamo seri problemi nella destra-sinistra. E meno male che a livello di manovrabilità non siamo messi neanche malissimo. Eravamo messi peggio a livello di prestazioni, diciamo così. Comunque, ultimo giro. Non c'era necessità di puntare i birilli, non è bullying, Pino. Però, come fai tu? Ci sarà anche... se la può ancora fare, Non arrendiamoci, perché c'è l'italiano qui davanti. E poi non so se era il francese, chi se lo ricorda, se è sempre lui lì davanti. La pioggia è molto pericolosa, e anche la guida di Pino in realtà è molto pericolosa. Però ho detto, ragazzi, in generale per i flashback, cioè capisco che magari rende meno, tra virgolette, reale la situation, che possa essere reale se te schianti e ti rialzi e arrivi ultimo, cioè non è che cambia moltissimo a livello di veridicità del risultato, probabilmente non sarebbe comunque arrivato. Sì, è il francese comunque, attenzione, però capite bene che... cioè, alla fine, se vogliamo poi andare a prendere più stelle, dovremmo rifare da capo la gara. Quindi, tutto sommato, anche rifarsi la gara sarebbe una cosa poco reale. Quindi, tra le due, come vi dicevo, in alcuni casi non capite che non avrei voglia di rifarmi tutta la gara. Quindi,
volendo fare le stelline per completare il campionato, per completare. In realtà non... Ah, siamo arrivati lo stesso prima, nonostante la penalità, sì, ma di pochissimo, perché avevamo 2 decimi di penalità. 50 puntoni, va bene. Terzo e ultimo appuntamento, Alton Park. Vai Pino, vai Pino. Pronti, pronti, pronti. Concentrati, concentrati. Sì, non la tagliare la strada, tranquillo. Guarda quello, scusa. Capisco che ormai... Cioè, sanno che anche Pino... oh, che stiamo a fare? Sportellate. Ma scusi. Piano, 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 piano. Si insinua nel mischione, sul cordolo, rissa, rissona. È sempre lì, il francese, primo, che se ne va. O almeno ci prova. Vai così, Pino, con estrema pulizia. Questa volta cerchiamo di guidare, poi volendo, perché... anche da dire che ora a parte tutto, anche un po' per divertirci barra divertirmi di più, sono anche una guida abbastanza aggressiva, perché volendo si potrebbe tranquillamente fare una cosa più con calma, più pulita. E vabbè, tu mamma. E vabbè, ma scusate. Ma ci ha defenestrato quell'uomo lì. Voi dite, a sto punto ci sarebbe il flash. Vabbè, volevo... Do sempre qualche possibilità, nel senso, se si può recuperare. In realtà non mi ricordo quanto è lungo il circuito, quindi spero non sia troppo breve, perché sennò effettivamente non li ribeccheremo né ora né mai. Però volendo si potrebbe, come detto, gestire meglio la corsa, però anche per rendere il tutto un po' più così divertente, più sportiveggiante per Pino, anche per Buzzi. Cioè Buzzi lo spettacolo gli piace, quindi gare pulite Buzzi non le ha mai viste, se c'erano in TV spegneva e lanciava il televisore fuori dalla finestra. Buzzi è lui che ha inventato il taschino laterale per le moto, per mettere il crick. Perché effettivamente una moto, il crick, lui dice vabbè, che ti serve, lascia fare, che Buzzi lo utilizzava per arrivare primo in ogni gara, eh. E soprattutto, oppela, no vabbè, quasi ci sta. Primo non solo in ogni gara, ma anche nelle gare clandestine al semaforo. Ma pure se c'erano altri tranquilli, cioè che ne so, una vecchina che andava a fare la spesa con il tre ruote, e lui cacciava il crick così, di cattiveria. Non voleva essere superato. Comunque, una guida abbastanza prepotente e con qualche magheggio, il nostro Pino riesce anche ad andare in testa alla gara, e proviamo a farci quest'ultimo giro con una guida pulita, così vediamo, mantenendo le traiettorie, stando tranquilli, vediamo se Pino ce la fa o è proprio più forte di lui. Ma se si perde un po' di sportiveggianza poi, anche se si va più forti guidando pulito, però cioè quell'aggressività nell'attaccarti alla pinza dei freni, vuoi mettere. In generale era più inclinata del previsto la curva, quindi ci siamo ritrovati in una posizione ottimale per aprire il gas.
Vedete, sembra tutto troppo soft, troppo pulito. In realtà mi sa che stiamo andando anche più lenti, effettivamente, perché ormai siamo così abituati alla guida aggressiva del nostro Pino. Che ci manca. Infatti rimane comunque incollato il francese, non demorde. Ma nonostante questo, Pino va a vincere anche questa gara, quindi 9 stelline, un po' di soldi. Vediamo quanti soldini abbiamo messo da parte in generale, così. Non male, 72.000, ci potrebbe uscire qualcosa di estremamente interessante. Questo campionato dovremmo averlo completato tutto. Oh, e ci sblocca anche una moto, perché come detto, quando completate un campionato al 100% vi sblocca. Vuoi impostare questo veicolo come moto principale? Onestamente no, non è che sia sto... il top. Sta di fatto che a questo punto, ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Abbiamo sbloccato anche il terzo livello? Forse sì. Grande così. Ottima cosa. Ecco perché pure le stellette. Almeno andiamo un po' più veloci anche a sbloccare i campionati più avanzati. E voi, come sempre, fatemi sapere la vostra. Lasciate like, condividete il video per supportare la serie. In base anche a questo io vedrò se proseguirla o meno. Seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Ci vediamo eventualmente con un prossimo episodio. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale, il nostro Pino.